Francesco. Come costruire una società migliore? Come custodisce una società migliore ciò che Dio ci ha affidato? Le parole di Papa Francesco che andiamo ad ascoltare sono tratte dalla sua prima omelia. Vorrei chiedere per favore a tutti coloro che occupano ruoli di responsabilità in ambito economico, politico o sociale, a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, siamo custodi della creazione, del disegno di Dio iscritto nella natura, custodi dell'altro, dell'ambiente. Non lasciamo che segni di distruzione e di morte accompagnino il cammino di questo nostro mondo. Ma per custodire dobbiamo anche avere cura di noi stessi. Ricordiamo che l'odio, l'invidia, la superbia sporcano la vita. Custodire vuol dire allora vigilare sui nostri sentimenti, sul nostro cuore, perché è proprio da lì che escono le intenzioni buone e cattive, quelle che costruiscono e quelle che distruggono. Non dobbiamo avere paura della bontà, anzi neanche della tenerezza. Il prendersi cura, il custodire chiede bontà, chiede di essere vissuto con tenerezza. Non dobbiamo avere timore della bontà, della tenerezza. Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio e che anche il Papa, per esercitare il potere, deve entrare sempre più in quel servizio che ha il suo vertice luminoso sulla croce. Deve guardare al servizio umile, concreto, ricco di fede di San Giuseppe e come lui aprire le braccia per custodire tutto il popolo di Dio e accogliere con affetto e tenerezza la intera umanità, specie i più poveri, i più debili, i più piccoli. Solo qui serve con amore sa custodire. Custodiamo con amore ciò che Dio ci ha donato. E a voi tutti dico, pregate per me.